Amici di Onda Libera TV, siamo a Marotta, presso la sede della Croce Rossa, con Monio Vadia, che tutti conoscerete sicuramente, per il suo spettacolo teatrale. È organizzato dal Comune di Mondolfo e dall'Associazione Villa Castella. Ieri era il 27 gennaio e, come tutti sapete, era giornata della memoria. A Monio Vadia facciamo una sola domanda. Perché è importante ritrovarsi e riflettere insieme e di persona, piuttosto che affidarsi a semplici fonti scritte? Sì, dunque vorrei dire che non è uno spettacolo teatrale, è un incontro. Allora, è importante perché questa è una cosa che è avvenuta a uomini ed è stata fatta da uomini contro altri uomini. Allora è sempre meglio che noi percepiamo la nostra presenza fisica reciproca, perché il grande problema della civiltà occidentale, ma non solo, di tutte le civiltà dominanti, è proprio l'altro, è il cortocircuito nell'accoglienza dell'altro, è il mancato riconoscimento dell'altro, e noi questa patologia terribile ce l'abbiamo ancora. Oggi tutti sono disposti a fare i carini con gli ebrei, costa poco, ma non con i rom, non con gli omosessuali e via dicendo, non con i clandestini. Allora ecco che il nostro grande problema è vederci negli occhi e specchiare noi stessi negli occhi dell'altro. Quando noi capiremo che l'altro che viene incontro a noi è il senso della nostra esistenza, e la Bibbia, libro tanto ignorato quanto bistrattato, molti ne parlano, pochi l'hanno tolto dallo scaffale. Dice nel famoso comandamento Levitico 18:19. In ebraico suona Ve'ahavta le'ereacha kamocha, e amerai per il prossimo tuo come te stesso. Secondo il filosofo Levinas va letto così: e amerai per il prossimo tuo è come te stesso, perché presente indicativo del verbo essere, la copula è sottintesa nella lingua ebraica. Allora amerai per il prossimo tuo è come te stesso. La tua identità te la dà l'accogliere il prossimo, se no non hai neanche identità. Grazie mille. A voi, grazie.